Al Fittipaldi nella tredicesima giornata, il Francavilla ha avuto ragione di un coriaceo Gravina grazie al primo sigillo in campionato di Antonio Cruce, valso la quarta vittoria di fila e il comando in solitaria del girone a quota 28. La prima azione degna di nota capita al nono minuto dopo una iniziativa di Cruce. Cristallo di testa mette fuori davvero di pochissimo da pochi passi, ma il direttore di gara ravvisa un fuorigioco. Al diciassettesimo ci prova Melillo che prende palla sulla tre quarti e lascia partire un gran tiro dalla distanza che sfiora il palo. I lucani fanno la partita ma non riescono a rendersi pericolosi. Al trentacinquesimo su una punizione di Cristallo, inzuccata di Croce che finisce vicino all'incrocio dei pali con Vicino in controllo. Gli ospiti si fanno notare solo al 41esimo con una punizione di Tuninetti da posizione molto defilata, facile preda per Prisco. Episodio su cui si chiude un primo tempo che ha visto gli uomini di ragno padroni del gioco, ma senza mai riuscire a superare l'ottima organizzazione difensiva dei murgiani. I sinnici iniziano la ripresa continuando a spingere, ma il canovaccio non cambia. Ci provano, ma senza creare particolari patemi alla retroguardia avversaria e non vanno al di là di qualche cross. I tentativi arrivano anche da calcio piazzato, come al 19esimo ad opera di Ganci, ma la sfera sovola di pochissimo la traversa. I gialloblu stanno ben coperti e si rivedono al 23esimo con Giglio con un tiro sulla sinistra dall'area di rigore che manca di poco il bersaglio. Nei successivi minuti succede poco o nulla, il match è bloccato tanto che Ragno prova a ricorrere a qualche sostituzione, ma al 33esimo, su un cross teso dalla sinistra di Antonacci, arriva il tocco vincente sotto misura di Croce che sblocca il risultato e festeggia il suo primo gol in maglia rossoblu. Al 38esimo gol annullato ai padroni di casa probabilmente perché il pallone era uscito su un traversone del neoentrato De Marco che provoca un'autorete. Un minuto più tardi, occasionissima per il raddoppio in ripartenza, Croce lascia partire un tiro a tu per tu con Vicino che lo rimpalla sul palo prima che la difesa riesca a spazzare. Non succede più nulla e dopo 5 minuti di recupero il Francavilla può festeggiare la vittoria e il primato in classifica.